figura diretta di Zanardi, una figura che mediaticamente fortissima, c'è Bebe che ci ha raccontato le missioni di incontrare il presidente degli Stati Uniti, cioè sta cambiando in questi anni, poi ha fatto moltissimo, questo non lo dico per teoria, ma è oggettivo, per cambiare la percezione di tutto il movimento paralimpico. E per... sta cambiando tantissimo, io credo che insomma, quello che sta avvenendo per un po' io è la dimostrazione, è chiaro che è frutto di tanti anni di lavoro, ma forse anche dire, è stata la capacità nostra di corteggiare positivamente, quasi così da portatori sani di positività, la collettività a prescindere dalle nostre dimensioni di famiglie all'interno delle quali ci sono persone disabili. Prima eravamo un po' dietro, la riserva dei migliaia, insomma eravamo collocati lì, il effetto sulla guancia, la panca sulla spalla, insomma era diritto, io ci sono un disagio della mia vita sportiva e anche dopo. Oggi abbiamo lottato per conquistarci un pezzo di dignità. Io credo che quello che è accaduto con Rio, prima ancora con Londra, devo dire, non è vero, è stato da un lato il fatto che siamo stati accompagnati in una forte opera di comunicazione da parte della RAI a Londra e della RAI ancora a Rio, che ha aiutato a farci conoscere, ma soprattutto con Rio è successo qualcosa di strano, perché le loro immagini di grandissime atlete che hanno saputo vincere, che non ha vinto, io devo dire, dico sempre in maniera piuttosto un po' così, se volete retorica, ma non lo è, l'abbraccio fra Monica e Martina finale, io ero molto vista, in quell'abbraccio secondo me c'è la sintesi della missione paralimpica, no? L'ispirazione che ha avuto Martina quando era letto all'ospedale, Monica quando mi sbaglio sempre, Monica quando era letto all'ospedale guardando Martina, e poi l'ispirazione di tutti noi, molti di noi hanno cominciato a far sport perché hanno visto che altri lo potevano fare, quindi se lo possono fare gli altri perché non lo posso fare io. Poi è chiaro che tutti vivono esperienze particolari, io quando ero incidente ero ahimè molto giovane, non è tutto roseo, no? Quello che abbiamo riuscito a raccontarlo, però oggettivamente io ho pensato ad ammazzarmi, quindi lo dico con grande tranquillità, perché poi a 17 anni perdi tutto, non volevo più niente dal volo in giù, una vita così non è una vita facile, poi mia madre mi disse, beh, prova a ammazzarti, non so come fai, perché non voglio mai lavorare. E quindi io ho capito così, ma nella reazione di mia madre che oggettivamente avevo pensato a cosa. Però poi quando ho ripreso avevo uso delle braccia, ho capito quanto fosse importante un gesto che voi fate tutti i giorni, bere un bicchiere d'acqua, no? Voi non ve ne accorgete, io ho la fortuna che il Signore mi ha dato di rendermi conto di quanto fosse importante questo gesto di volta che lo compio, perché ho saputo che cosa vuol dire non compierlo. Allora, da questo profilo, io credo che noi abbiamo avuto la capacità, e di qui la grande, come dire, insegnamento, ma la grande immagine del movimento paralimpico oggi, di comunicare attraverso lo sport risultati straordinari e agonistici una dimensione valoriale. Io credo che il cambiamento è quello, mentre non voglio tutti, nulla togliere al mondo olimpico, perché ovviamente vengo da uno sport olimpico, però noi riusciamo a comunicare con le nostre, con loro, con le loro storie, riescono a comunicare una dimensione valoriale. La